Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi spiegherò come completare il trionfo promessa del discepolo per ottenere lo spettro sole imperioso. Come prima cosa vi consiglio di andarvi a procurare la taglia che si trova all'enclave nella lavagna chiamata rapporto piramide ispezione. Questa ci servirà per avviare la nuova modalità che hanno rilasciato con il nuovo raid promessa del discepolo. Questa nuova modalità potrà essere avviata dal tronomondo di Sabathun e si chiamerà conservazione. Una volta avviata la nuova attività ci troveremo davanti alle porte del nuovo raid. Ovviamente cosa consisterà? Noi dovremo sconfiggere la finta Sabathun, dopodiché si avvierà uno step in cui dovremo fare tutto un tragitto sopra la store. Una volta arrivati a destinazione dovremo salire sulla piastra e avvieremo così lo step. Lo step consisterà nel dover uccidere il portatore della conoscenza, uno perché ci permetterà di non subire il buff oscurità pervasiva, poiché arrivando a 1/10 moriremo se non siamo dentro il raggio della piastra, e due per permetterci di raccogliere le piramidi con i fasci di luce. Per capire se le abbiamo raccolte avremo scritto conoscenza acuita a sinistra sopra la super. Ne potrete raccogliere un massimo di 3 per volta ciascuno. Una volta raccolto il massimo dovrete salire sulla piastra, così facendo vi permetterà di raccogliere altre piramidi. Una volta raccolte tutte la piastra si muoverà e andrà al prossimo punto, e questo lo dovrete fare per 5 volte. Dopo aver ricaricato per la quinta volta la piastra dovrete fare molta attenzione perché lei di nuovo ripartirà e in questo punto ci saranno dei piramidi che potrebbero farvi scoppiare, quindi io vi consiglio di salire sopra dove sono salito nel video, così non rischiate di morire e in più avete un vantaggio per poter uccidere tranquillamente i nemici dall'alto. Nel frattempo la piastra continuerà a fare il suo percorso e poi scomparirà. Ovviamente a voi vi basterà soltanto prendere una store, recarvi davanti alla porta e lei si aprirà, così permettendovi di entrare dentro la piramide. Una volta che saremo dentro avremo un bel percorso lungo da effettuare a piedi per arrivare alla prossima stanza. Una volta arrivati in questa stanza dovremo recarci verso una delle finestre che sarà aperta. Dovremo entrarci dentro, scendere e troveremo un muro pieno di simboli. Questi simboli ci serviranno per interagire con quei pilastri che si trovano a sinistra della stanza quando siamo entrati. I simboli che ci serviranno saranno quelli della terza fila. Questi dovranno combaciare con quelli che si troveranno nei vari pilastri sopra nella stanza. Ci tengo a precisarvi che questi simboli potrebbero cambiare rispetto a quelli che vedete nel video, poiché ogni volta che avvierete l'attività saranno diversi da quelli che avevate prima. Ovviamente l'ordine è sempre lo stesso, quindi vi serviranno quelli della terza fila e dovrete guardarli da sinistra verso destra. Quindi per avviare lo step dovrete tirare un pugno al primo, al secondo un pugno, al terzo attivarlo, al quarto spararli. Per capire se lo step sarà andato a buon fine vi scompariranno tutti i simboli che saranno nei vari pilastri, quello vorrà dire che è completato. Nel caso in cui non vi scompaiano i simboli vorrà dire che lo step è buggato, quindi dovrete andare al primo simbolo e tirare un pugno e si sbuggerà e vi farà scomparire tutti i simboli. Se non scompariranno vorrà dire che allora proprio avete sbagliato voi lo step, quindi dovrete scendere di nuovo nella stanza, interagire con il muro ripristinando tutti i simboli sopra e infine ritornare di nuovo su e rimetterli giusti come dovevano essere. Quindi ricapitolando, usciamo dalla stanza, andiamo verso il primo simbolo che avevamo, gli tiriamo un pugno, poi andiamo verso il secondo e la stessa cosa, gli tiriamo un pugno, poi andiamo verso il terzo simbolo e lo attiviamo, dopodiché andiamo all'ultimo e quarto simbolo che ci servirà, in cui dobbiamo spararli per finire lo step. Nel caso mio, come avete potuto vedere, io ce l'avevo buggato, quindi di conseguenza cosa ho fatto? Sono andato verso il primo simbolo che avevo e gli ho tirato un pugno per sbuggarlo. Quindi in questo caso sono scomparsi tutti e mi ha dato un trionfo, uno dei primi 10 per completare il trionfo promessa del discepolo. Una volta completato questo step dovremo andare nella prossima stanza. In questa stanza dovremo uccidere i nemici, entrare dentro e sconfiggere il capo alterato. Una volta sconfitto, questo ci rilascerà un simbolo che ci farà capire dove si troverà il prossimo boss da eliminare. Una volta sconfitto, questo non rilascerà un simbolo, ma ben due, che staranno a indicare dove dovremo passare per andare alla prossima stanza. Quest'ultima aprirà la porta e ci farà passare verso un corridoio. E infine avremo da uccidere tanti nemici e 3 boss fanatici da sconfiggere. Una volta fatto questo, l'attività sarà conclusa e la taglia dalla bacheca sarà completata.
Nel frattempo Mara vi dirà di fare attenzione perché la piramide potrebbe contenere dei segreti. Da quel momento l'attività vi darà 25 minuti per trovare questi segreti. Quello che dovrete trovare saranno ben 5 altari sparsi in giro e dovrete interagirci. Questi altari faranno avviare un racconto di Rulk, colui che noi guardiani abbiamo sconfitto nel nuovo raid, e ognuno vi darà un trionfo. Così facendo arriverete a 6 su 10 del trionfo promessa dal discepolo. Voi ovviamente vi starete chiedendo come faremo ad ottenere gli altri 4. Beh, ovviamente per ottenere gli altri 4 dovrete riavviare di nuovo 4 volte conservazione e dovrete rifarvi la fase in cui ci stanno i pilastri con i simboli. Il consiglio personale che vi posso dare è di rifare l'attività, arrivare verso la fase in cui dovete fare i sigilli. Poi, una volta che avete completato quella fase di sigilli, quittate, rientrate, rifate di nuovo e così via per 4 volte. E così avrete lo spettro più in fretta e non dovrete stare a diventare matti a completare tutta la conservazione, ma arrivate sempre allo step del sigillo. Lo completate, uscite, rientrate, arrivate al sigillo, uscite, rientrate, così per 4 volte e avrete tranquillamente lo spettro. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero di esservi stato di aiuto. Se è stato così vi chiedo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di rimanere aggiornati per altri video in futuro. E niente ragazzi, grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video.